Ognuno ha immaginato se stesso come un personaggio del gioco una volta. Ma cosa succede se succede nella vita reale? Impostor farà di tutto per vincere. Andiamo! Questi biscotti sono così carini. Oh no! Cosa sta facendo? L'impostore ha distrutto tutto. Gli amici hanno già visto tutti i film e ora stanno facendo il secondo round. Noioso. Questa volta Bob ha preparato un regalo speciale. È la ricetta di sua nonna. Wow! Sembra che sua nonna fosse una giocatrice. Si sono trasportati in un gioco. I loro nuovi abiti si adattano davvero a loro. Non dimenticare che c'è un impostore tra di loro. O tra noi! Bob ha ordinato una pizza intergalattica. Impastare la pasta per pizza. Coprilo con la salsa di pomodoro. Cospargere di formaggio al posto di un coltello e un casco. Coprire il resto delle zone con il salame e metterlo in forno. Wow! Il ragazzo delle consegne ha impiegato un paio di anni luce per arrivare. Oh, sembra che un bug con una carta capiti anche nella vita reale. Jane è stanca di mostrare i messaggi. Sembra facile, ma non è altro che... Alcune persone impiegano 10 volte per farlo bene. Bob ha solo bisogno di stare più attento, ma è troppo persistente. Il ragazzo delle consegne si è stancato e ha deciso di fare uno spuntino. Ross ha trovato il compito giusto. Il suo sogno di diventare un alchimista si è avverato. Facciamo alcuni esperimenti. Come chiamerà questa miscela? Anche Ross può diventare un barman. Oppure no? Sembra che la bevanda abbia alcuni effetti collaterali. Ross non vede nulla sulla sua strada. È colpa dell'impostore. Ha fatto di tutto per far fallire Ross. Ecco un compito per Bob. Sembra facile a prima vista. Non è lui a prendere una via d'uscita facile. Copri la torta con la panna. Aggiungi un altro livello. Fallo finché non raggiungi la giusta altezza. Modellalo in questo modo. Coprite con fondente. Crea una maschera e uno zaino. Ottimo lavoro! Bob è abituato a fare tutto senza alcun aiuto. Altre idee? Wow! Sta diventando caldo qui dentro! La noce di cocco è ancora intatta. A mali estremi, estremi rimedi. Non era una buona idea. L'impostore è vicino, ma il cocco è ancora più vicino. L'accetta tornerà utile. Può tagliare la torta. C'è una nuova sfida per Ross. La accetta. Ha sempre desiderato aprire il suo sushi bar. Taglia un pezzo di erba nori usando un modello. Metti sopra il riso mescolato con il colorante alimentare. Possiamo fare un elmo con il riso bianco. Taglia delle strisce sottili da un'erba nori e dai forma ai personaggi. Pronto! Ross era così contento delle sue abilità culinarie che si è dimenticato della salsa. Un ultimo tocco e il compito è fatto. Ma avrebbe dovuto stare più attento. L'impostore è qui per rovinare tutto. Ross non dovrebbe mai lasciare i suoi compiti incustoditi.
Che cosa? Nick pagherà. Oh, giocatori come questo rendono davvero facile vincere l'impostore. E per ottenere dolcetti gratuiti. Ross ha trovato un nuovo compito. Non sembra troppo difficile. Forse è meglio prendere dei tronchesi. Non è una buona idea toccare un cavo sotto tensione a mani nude. E se fosse un pericolo? Sì, l'impostore è felice con se stesso. Ha preparato una trappola. L'equipaggio non ha idea. Ross ne è scioccato e Nick non riesce a credere quanto sia stato facile. Qualcuno sta organizzando un sabotaggio. I giocatori devono risolvere il problema, altrimenti vince l'impostore. Bob è arrivato per primo. Nick si è offerto di aiutare. Bob non vuole rovinare la sua reputazione. Ross ha un'idea eccellente. Non è il momento migliore per le feste con bolle di sapone. Bob vuole ancora restituire questo vestito. Beh, dovrà rischiare. Ah! Questi erano solo biscotti. Hai solo bisogno di un buon appetito per affrontare questo sabotaggio. I ragazzi stanno votando. Non stanno scegliendo un nuovo presidente. Tutto è molto più serio. Ora uno di loro verrà eliminato. Tutti sono nervosi. Creiamo biscotti a forma di personaggi del gioco. Disegna disegni con il cioccolato. Copri gli spazi vuoti con glassa di diversi colori. Perfetto! Nick vota contro Bob. È il turno di Ross. È d'accordo con Nick. Sembra che Bob si senta male dopo tutti questi voti commestibili. Bob guarda le telecamere per vedere cosa sta facendo ogni giocatore. Nessuno può sfuggire al suo occhio che tutto vede. Ma l'impostore può. Non c'è nessuna videocamera nella stanza di Bob. È un bersaglio facile qui. Lui è Nick. Era solo questione di tempo. Beh, non avrebbe dovuto lasciare il gioco. Forse Nick aveva un tempo di recupero per omicidio. L'impostore sta coprendo le sue tracce. Bob era nel posto sbagliato al momento sbagliato. Deve dire a tutti che Nick è l'impostore. Nick ha altri piani. Non è pronto a rinunciare così facilmente. Ecco il pulsante. Versare il succo di ciliegia nella ciotola. Aggiungere la gelatina e mescolare. Formare il composto come una noce e metterlo in frigo. Eccezionale! Bob è a un passo dalla vittoria. Beh, questa manopola è fatta di gelatina. È uno dei trucchi degli impostori. L'impostore sta progettando di sbarazzarsi di tutti i membri dell'equipaggio. Nick sta preparando una nuova trappola. Ora ha solo bisogno di sedersi e divertirsi. Ma Bob non è così facile.
Cosa c'è che non va? L'impostore ha ottenuto ciò che si meritava. Ah! Chi ha spento la luce? Perdere la vista su un'astronave è piuttosto scomodo. Bob è sfuggito alla trappola dell'impostore, senza nemmeno saperlo. Nick ha preparato una nuova trappola. Quando sei l'impostore, devi agire in segreto. Ross è nei guai. Oggi è il suo giorno fortunato. Nick non capisce come funziona il gioco. Ah, fa male. L'impostore è caduto nella sua stessa trappola. Nick non si sente bene dopo tutti i suoi scherzi. Sta chiamando una riunione di emergenza. I ragazzi non capiscono cosa sta succedendo, ma Nick prende tutto nelle sue mani. È troppo vecchio per questo. L'equipaggio vince. Nick ha imparato la lezione. Ma forse non era l'unico impostore. Tra noi...